questo punto passiamo all'ultima fase, la fase più importante, la pulizia della macchina. La macchina, quando ha finito di lavorare, la andiamo a spegnere, immergiamo i due cestelli e la andiamo a sanificare, a pulire solo ed esclusivamente con dell'aceto di vino. Circa una, poi in base al tipo di calcare che si è formato, ma andiamo dal bicchiere alla mezza bottiglia. Se questa operazione viene fatta abitualmente ogni fine servizio, ogni sera, chiaramente la pulizia è molto più veloce. Si fa agire l'aceto con l'acqua bollente per circa una mezz'oretta. Fatto questo, non facciamo altro che, in questo caso, visto che stiamo lavorando manualmente, andiamo a mettere all'interno dell'apposito rubinetto questo tubo e, con l'aiuto di una caraffa o se ci troviamo nei pressi di un lavandino, andiamo a scaricare l'acqua che si trova all'interno della macchina. Dopodiché basterà passare un panno umido il cuocipasta è pronto per riessere utilizzato. Noi consigliamo di non lavare la macchina con saponi, anche saponi per i piatti e cose varie, per non rischiare poi di lasciare dei piccoli residui che poi vanno a rovinare il prodotto che andiamo a rinvenire. Perciò esclusivamente aceto di vino che deve agire per almeno una mezz'oretta e il gioco è fatto. Naturalmente tutte le informazioni che vi abbiamo appena dato le ritrovate anche su questo manuale legato appunto a questo cuocipasta multifunzione. Il manuale, oltre a dare le indicazioni principali, perciò le dimensioni, l'assorbimento della macchina che si aggira sui 3 kW, 1 kW e mezzo per il cuocipasta, 1 kW e mezzo per i microonde e tutte le altre informazioni necessarie per il funzionamento. Anche questo manuale, come del resto la macchina, è scritto in 5 lingue, perciò italiano, francese, tedesco, inglese e spagnolo. Come avete visto, la semplicità della macchina, grazie anche a questo manuale, ci permette di poter realizzare un piatto di pasta all'italiana, non soltanto in Italia, ma anche in diversi posti del mondo.